Ieri abbiamo avuto un incontro lungo e importante e significativo con il ministro Brai, con la sua struttura di vertice, col sottosegretario Filippo Padroni Griffi e la sua struttura, era presente anche il sovrintendente del San Carlo. Un incontro importante, significativo, anche difficile, perché il ministro ha difeso la legge, io l'ho fortemente criticata. La volontà, ha detto il ministro, è comune di cercare di risolvere questo problema, io ho detto che è inaccettabile quella contrazione del 35% degli stipendi ai lavoratori attraverso la soppressione dell'integrativo, che il San Carlo non sta nelle condizioni del maggio, motivo per cui è stata fatta quella legge, e che quindi si è aperto un tavolo che deve portare a un risultato che va in quella direzione. La novità significativa è che io nei giorni scorsi, attraverso alcuni passaggi col direttore dell'Agenzia del Demanio e anche ieri col ministro Brai, ho chiesto che tra i beni demaniali che entro il 30 novembre vengano consegnati al comune, che stanno fuori dalla white list, ci sia anche il Teatro San Carlo. Quindi attraverso il Teatro San Carlo, dato al comune e quindi dato alla Fondazione Teatro San Carlo, noi procediamo alla patrimonializzazione, ricapitalizzazione del teatro. Quindi questo è un segnale fortissimo che ho fortemente voluto nei confronti di un teatro e della cultura della nostra città, delle lavoratrici e dei lavoratori, e come ho detto anche le altre volte, è una battaglia che non può finire in campo neutro ma deve essere vinta, perché è una battaglia giusta che coniuga cultura e lavoro. Di questo se ne dovrebbero anche interessare soprattutto altri enti, però io insomma sono stato abituato anche in questi mesi a farci carico anche quando ci sono inerzie e disattenzioni di altri, quindi ho dato mandato agli uffici di, siccome non è il primo caso, ce n'è stato un altro, ce ne potrebbe stare un altro ancora, soprattutto al Vomero con la libreria Loffredo, ma anche altri, quindi di trovare un bene importante del nostro patrimonio comunale, di farne una casa del libro, in modo da darlo noi gratuitamente e consentire alle librerie che stanno oggettivamente in difficoltà di poter avere una casa del libro. Poi si pone un tema di carattere generale che dovrebbe coinvolgere tutte le organizzazioni del mondo dell'economia, che è il tema delle proprietà degli immobili. Cioè, in un momento come questo, come si pone il problema che abbiamo stigmatizzato nei giorni scorsi del diritto alla casa, che abbiamo rilanciato fortemente da Napoli, si pone il problema dei fitti dei negozi e dei locali che sono altissimi. Questo è inaccettabile, quindi credo che su questo si debba interessare il governo e che anche tutti quelli che hanno la possibilità di intervenire in questo settore di procedere a una calmierazione dei prezzi, perché effettivamente quanto pagano alcuni gestori di esercizi commerciali e di negozi è qualcosa di inaccettabile, nel senso, per come va il mercato oggi non si può sostenere. In attesa che però altri si muovano, perché qui c'è bisogno di interventi che non può fare il comune, noi cercheremo rapidissimamente di operare in questa direzione. Un grande luogo in cui ospitare le librerie in difficoltà e tutti coloro che non vogliono rinunciare al libro, che è il patrimonio identitario della nostra città e del nostro paese.